Rich Ready, oggi proviamo un prodotto che vi ho fatto vedere una settimana fa nell'ultimo Rich Ready come ultimo prodotto durante l'haul. È una sorta di mouse, perché assomiglia tantissimo a un mouse, però non è un mouse, è una roba super tecnologica, si chiama Reduit, non lo so, che dovrebbe andare a far penetrare bene dentro al capello la sostanza, la maschera, il principio attivo. Raga, io non ne so niente di questo prodotto, ho cercato tutorial, ho cercato recensioni, ho cercato qualsiasi cosa, review, che poi sì, recensioni, e non ho trovato niente, quindi questo video potrebbe essere una cosa figa, nel senso proviamo un prodotto che funziona da Dio come un super fail. Sono molto curiosa, quindi direi di andare subito a provarlo. Perché dico mouse? Perché assomiglia tantissimo a un mouse, a mio avviso, è proprio uguale al classico mouse del Mac. È carino, esteticamente è veramente una cosa figa, come vedete qua in argento e qua in blu. E qua dentro c'è la maschera. Questo è un prime impressioni, è una cosa, proprio un video in cui lo proviamo insieme. Poi andrò a testarlo più volte, andrò a capire meglio come si usa e vi darò magari una review se siete interessati. Vorrei riniziare con i miei prodotti preferiti e bocciati, che è un video che facevo tanti anni fa, e vorrei rifarlo con proprio la descrizione di ogni prodotto, perché mi è piaciuto e perché non mi è piaciuto. Quindi fatemi sapere se vi va che io rinizi la rubrica preferiti e bocciati. Ma al di là di questo, quindi potrebbe essere un preferito o un bocciato, come nessuno delle due in realtà. Vi darò aggiornamenti anche più avanti. Allora, raga, la roba interessante è questa sorta di mouse e il principio attivo all'interno. Ce ne sono due, l'ho visto nel sito, come vi dicevo non c'è una gran spiegazione se non nel sito e se non nel libretto. Però quello che ho capito è che le maschere che si possono utilizzare con questo aggeggio sono due. Una è una maschera rosa, che si presenta così, non so se vedete bene, comunque questo è rosa. No, non si vede, sembra bianca, bene, ok, forse così sembra più rosa. E l'altra invece è quella azzurra. Come sapete, sto seguendo il CGM in questo momento storico e quindi preferisco utilizzare prodotti approvati dal CGM, e ho scoperto che la maschera più costosa delle due, come vi dicevo, stranamente la più costosa, è quella approvata dal CGM ed è l'azzurra. Prendiamo il dispositivo, all'interno ho già messo la maschera, quella approvata che è quella azzurra, ho tolto il tappo e adesso è pronto per essere utilizzato. Allora raga, io sono veramente terrorizzata, no scherzo. Partiamo subito, allora accendo il dispositivo, ok, vedo già una nebbiolina. Inizio a passarlo sul capello. Allora, il profumo è molto buono. Io lo passo un po' così a caso sul capello. Mi ricorda una pianta il profumo. Sono curiosa di sapere se lascia residui oppure no, perché in teoria dovrebbe essere una cosa super fine, proprio a livello di composizione, a livello di consistenza, però non saprei. Mi è arrivato in faccia. Sembra un po' il ciclamino, non il ciclamino, i fiori bianchi, raga, come si chiamano? Non mi ricordo. Quelli buoni, cioè quelli bellissimi. Ah, finito. Vediamo qua il capello. Ta-da-da. Sembrano uguali a prima, ma immaginavo che non ci fosse un cambiamento immediato. Ma soprattutto sentiamo se ci sono residui oppure no. Io sento ancora un po' una nuvola intorno a me. Mi sento anche un po' il profumo in bocca, avete presente? Vabbè, sentiamo un po'. Boh. Non so. Non riesco a giudicare la cosa. Immagino non si debbano lavare i capelli, perché nelle istruzioni c'è scritto che è talmente delicato e leggero che si può utilizzare tutti i giorni e non c'è nessun riferimento al lavaggio, quindi io credo non si debbano lavare i capelli. Però raga, boh. Ok. Ok, boh. Raga, non capisco se è una cosa che mi è piaciuta oppure no, non
è come non aver fatto niente ora come ora. Non so darvi una mia recensione, mie prime impressioni. Le mie prime impressioni sono che sembra non aver fatto niente, c'è il residuo nel capello, quindi non è una cosa così fine come immaginavo, ma nello stesso tempo non sono capelli bagnati, c'era tantissimo vapore. Dovrebbe essere una tecnologia che va proprio ultrasonic diffusion, quindi una cosa che va dentro al capello, al fusto, chissà come. Però, boh, non so definirlo ora come ora. Bene, sta a metà questo video, non è né un fail né un super prodotto figo ora come ora. Lo proverò più avanti, vi farò sapere. Però sono contenta di aver provato insieme a voi un prodotto diverso dal solito. Fatemi sapere se avete mai pensato a una roba del genere, se vi ispira oppure no. E soprattutto se volete una recensione più avanti e quindi volete che io lo vada a provare più spesso e che lo testi per bene su strada. Io vi saluto, spero almeno di avervi tenuto compagnia con questo video molto particolare. Ci vediamo prestissimo con un altro ennesimo video. Vi chiedo, se vi piacciono i riccioli, di mettere mi piace a questo video, di commentare qui sotto con l'emoji di un cagnolino, perché no? E se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e cliccate sulla campanellina. A molto molto presto, ciao!